io ogni tanto il mio grido di dolore lo rivolgo anche alla Pescara Calcio, in modo particolare a Daniele Sebastiani, che ormai già da un po' di anni ci sostiene, comprende la nostra situazione, soprattutto quella dei nostri piccoli pazienti che cerchiamo di seguire. Quest'anno ho chiesto un aiuto perché sappiamo benissimo la situazione economica quella che è. Cercheremo di evitare, perlomeno direttamente, di fare degli eventi come degli spettacoli teatrali e via discorrendo, perché abbiamo visto che 10 euro, 12 euro sono effettivamente fastidiosi e lo si capisce, anche il sottoscritto tira fuori sempre 10 euro per una cosa o per un'altra, comporta delle penalità se vogliamo. Allora abbiamo pensato di ricorrere a una lotteria e mettere come primo premio un'autovettura, una 1000 di cilindrata, non è che andiamo a strafare. Un'utilitaria. E in questa maniera, perché abbiamo bisogno di questa lotteria? Perché il ricavato ci permette di portare avanti quelle che sono le necessità nella gestione della casa alloggio in primis e del trasporto casa ospedale casa. È da sottolineare che questo trasporto a volte comporta percorsi anche di 200-300 km, perché abbiamo famiglie che vengono anche da, per dire, Chiauci o Campobasso, come da Sant'Omero, Alba Adriatica. Questo da che cosa parte? Da una precedente lotteria, sempre grazie alla Pescara Calcio, che ci ha permesso di introitare circa 27.000 euro. Se andiamo avanti con questi discorsi, sicuramente potremo avere un buon aiuto da questo evento. La lotteria partirà con fine maggio, dopo la fine del campionato, e si concluderà con l'estrazione ad agosto. La Pescara Calcio, come dicevi, c'è sempre vicino, sono diversi anni, abbiamo iniziato qualche anno fa con una borsa di studio di 14.000 euro per delle psicologhe, l'abbiamo poi proseguita appunto con una lotteria e poi ad aprile, che abbiamo inaugurato il nuovo The Hospital di Oncoematologia Pediatrica qui a Pescara, ha contribuito con 4.400 euro, se ricordo bene, per cui è una vicinanza non indifferente, come ci sono vicini anche i calciatori da Pescara Calcio e tutto lo staff dai quali abbiamo sempre una certa considerazione. Tutti quanti noi abbiamo le famiglie, abbiamo figli e quindi sapere quanto sia importante il lavoro che Massimo Parenti con il suo staff fa per questi ragazzini, per queste famiglie, ci riempie di orgoglio. Sapere di poter fare qualcosa per loro, anche se poco. Sono queste dimostrazioni di interesse nei nostri confronti che ti fanno capire che effettivamente servi a qualche cosa, che stai facendo qualcosa che la gente nota, per cui la spinta è ancora maggiore. Questo sempre grazie però anche ai nostri volontari che ci permettono di traguardare quelli che noi come direttivo, come presidente cerchiamo di portare avanti come progetti.